Siamo ottimisti, siamo orgogliosi per quanto è stato fatto nel 2023. Come dico sempre ai nostri allenatori e ai nostri atleti, la Petrarca ha una condanna, che è una condanna per l'appunto in questo caso che è della sua storia, che non dobbiamo mai accontentarci e l'asticella deve essere sempre alzata. Un anno di risultati importanti, un anno di successi. La ginnastica Petrarca in occasione della cena di Natale ha così festeggiato gli ultimi 365 giorni tra progetti di offerta sportiva e impegno sociale. È un momento per ricordare soprattutto l'anno in corso e quello che è stato fatto. Però mi piace parlare sempre di futuro, mai di storia. E quindi i successi, le vittorie, i progetti più belli, più importanti sono quelli che devono venire. Sono proprio questi valori dello sport che ci piace, l'impegno, la costanza, il sacrificio, il rispetto delle regole. E questa società, la ginnastica Petrarca, che io ho avuto modo di conoscere, di apprezzare, anche perché l'anno scorso queste ragazze si sono esibite al Palazzo del Governo e devo dire ci hanno donato una grandissima emozione, un grande coinvolgimento. Questo è quello che lo sport ci insegna come importantissima agenzia educativa. Quindi la capacità di coinvolgere, la capacità di mettersi alla prova, di superare i propri limiti, ma sempre nel rispetto dell'altro.